Che se ne dica è uno dei migliori cantanti che abbia mai ascoltato. Che se ne dica? Che se ne dice? No, no, perché cioè... ogni tanto io ho una voce piuttosto particolare, un pochino, soprattutto poi a quest'ora. E non allora, è bello? Sì, a volte dicono che voce pigra. Ho la voce pigra. Che è anche un bel modo di differenziarsi, insomma. Sì, poi inoltre ecco, ho scoperto che ha una grossa disponibilità, gli piace molto questo lavoro, mi pare che siano tutte le migliori qualità che possa avere un artista. Vi siete raccontati bene da Befana senza carbone l'un l'altro, direi. Adesso volevo dire cosa dicono le cronache musicali, e dicono che di Mimmo Casciulli i suoi diciamo colleghi più vicini, oltre che i colleghi medici, dicono, cioè De Gregori, Venditti, Russo, lo definiscono un cavallo pazzo, e questo non tornerebbe rispetto alla descrizione che ha fatto lui. Dunque io credo anche di individuare il colpevole di questa cosa qua. Dunque, beh, è uno che lavora, non si può dire che, però no, è una definizione che ho letto, mi pare, proprio su Grazia nel 1978. Ed era una notiziola uscita dell'ufficio stampa, sì, che allora curava... Ha messo la testa a posto. Sì, no, ma non è vero, assolutamente. Ma è vero. Forse io pensavo cavallo pazzo proprio per invece la tua tranquillità, la tua serenità, forse nell'ambiente può risultare una vena di pazzia. Sono un po', voglio dire, conduco una vita al limite della sana dissociazione, cioè facendo due lavori, poi vivo in modo... Bino, tutto Bino. Sono uno e Bino. E invece se arriverai a essere Trino, beh, saranno problemi più grossi. Invece Di Enrico dice che della sua formazione artistica della seconda metà degli anni 70, erano gli anni in cui a Milano ferveva proprio tutto i nuovi movimenti nella pubblicità, nella musica, eccetera. Poi tu ti sei presentato a Sanremo con Contessa, sì, che era molto particolare, e quindi il tuo è definito un rock melodico, mentre il suo è sempre la canzone più soffusa, se possiamo. Insomma, sareste tanto diversi, tanto per farla semplice. Sì, abbiamo, ma abbiamo delle differenze, ma abbiamo anche dei punti in comune. Per esempio il fatto di essere... Nessuno di noi due è un estremista musicalmente, nessuno di noi due sposa... a corpo morto un filone musicale, eccetera, non facciamo cose di moda nel senso dell'etereo del termine, ma ci piace insomma un po' ricercare, curiosare nella musica. Ma lavorare insieme, quanto c'è più di Mimmo e quanto più di Enrico in questo lavorare insieme nelle cose che state facendo insieme? Si riesce davvero a mediare? Ma sì, direi che il bello di questa cosa è che la maggior parte delle idee che ci sono venute poi non hanno più paternità, cioè non ci ricordiamo più se quel pianoforte in quella canzone è stata un'idea. Beh, magari pianoforti sono più suoi, ma ho fatto un esempio infelice. Ma comunque, anche per esempio come gestiamo lo spettacolo di questa tournée che stiamo facendo, anche come ci muoviamo sulla scena, un po' ognuno rinuncia a qualcosa per probabilmente per arricchirsi anche dall'esperienza dell'altro. Ecco, ma si canta meglio in due, ci si diverte anche di più, perché mi pare che sia molto passato al pubblico questo vostro modo di proporre. Sì, mi sembra che sì, il pubblico si accorga del fatto che è una cosa pulita, cioè si sta sul palco per divertirsi, e quindi mi sembra che recepisca molto bene. Forse, si parte anche con una certa curiosità per arrivare poi al godimento, credo la sensazione è questa. Tu l'anno scorso sei stato ospite della nostra trasmissione a Milano, e la nostra trasmissione l'anno scorso era congegnata in modo che si stesse un po' tutti insieme, certo. Tu avevi l'aria di essere appunto molto attento a quello che succede quotidianamente, molto inserito, no? L'argomento dell'altra di quella volta era poi particolare perché era il servizio militare femminile. Certo. Come la pensavi tu? Ma guarda, intanto io sono... ho fatto il servizio militare, ho prestato servizio militare, però non sono molto favorevole a questa idea, figuriamoci se posso essere favorevole al servizio militare. Tu l'hai fatto il militare? No, sono stato sorteggiato. Riformato, sorteggiato? No, per carità, no, sorteggiato, cioè sono capitato in quegli anni in cui c'era una certa eccedenza di materiale umano, e quindi mi è andata bene, diciamo. Visto che siamo qui, facciamo il sondaggio anche per te. Servizio militare femminile? Ma devo dire che se avessi fatto il militare avrei visto positivamente un inserimento femminile. Sono in caserme diverse, non vestirebbero come vestono. Vabbè, abbiamo capito. Questo incontro è destinato a continuare. Allora, dunque, intanto diciamo, voi avete fatto
questi tre giorni a Roma, successo, lo spettacolo continua e va dove? Piazze la Nord. Domani siamo a Biella, poi Piacenza, Varese, il 13 a Milano, il 15 a Firenze, poi per tutto il mese Trieste, Bologna, copritevi Napoli, bene ragazzi, che nevica. Allora, si continuerà insieme? C'è un accordo? Non c'è stato in precedenza un accordo. Sì, infatti, è stato tutto molto spontaneo e tutto nasceva progressivamente senza che ci prefiggessimo. Sì, bravo. E quindi probabilmente ci divertiremo ancora. Ma quelle unioni che vengono meglio, senza programmazione. Contratto. Nell'epoca del computer e della programmazione mi pare che i muti autonomi siano più belli. Contento di questa festa della Befana ripristinata? Moltissimo, moltissimo, anche perché ho due bambini e è giusto che i bambini abbiano la Befana. La Befana, per molto, molto mi... Io sono molto affezionato ai ricordi della mia infanzia, mi sembrava che fosse stato portato via qualcosa ai bambini. Senti, della festa, sapete della festa del tricolore, di cui parleremo fra poco e sulla quale si potrà telefonare? Il 12 maggio. Sì, è il 12 maggio o è quello di gennaio, secondo gli insorti di Reggio Emilia, che sono qui? Ma, comincio qui la discussione, così... È giusto che ci sia una festa del tricolore, ora? Per tutti, dici? Beh, anche per i francesi che hanno il tricolore. Per te? Sì, mi sembra positivo che determinati valori che prima erano forse rimasti un po' sopiti negli anni precedenti. Guarda, tu parli di valori, io ho subito la bandiera. Eccola lì. Vedi? E ne parleremo fra poco. Questo sarà l'argomento sul quale si potrà telefonare. La bandiera di Savoia. Non riesco a tenerlo nel la prima volta che vedo... fa lo stesso. Ma è una bandiera È la prima volta che vedo una bandiera calcio a parte. Guarda, ma notate una cosa, non vedete niente di particolari? Di particolare? Non le vedete niente di particolare rispetto alla bandiera di oggi? Beh, quiz. Quiz. Va bene, dico. Rosso, bianco e verde, invece adesso è rosso, bianco e verde. Questa è a bande orizzontali anziché verticali, e anche qui sta il problema, l'argomento di cui parleremo oggi. Io così questo non mi trovo favorevole. Non ti trovo favorevole? Sono affezionato. Sarà un argomento di cui si parla molto. Mi sembra che il Messico ce l'abbia così. Quindi... Veniremo a parlare di calcio se andiamo avanti così. Via la pubblicità, grazie a tutti voi, parliamo della festa del tricolore subito dopo, potete telefonare allo 06 36 98 881. Pubblicità, grazie.